La cosa che mi dà fastidio maggiormente è sempre la cosa legata all'aspetto fisico, ad esempio. Poi a me quando mi fanno i complimenti mi vergogno, non mi piacciono i complimenti, non... In un ambito dove ci sono solamente, non è che ci sono amici miei, sono lavoratori, e fanno la battuta, ah, guarda che bella, non sapevo ci fossero queste belle infermiere. Non devi per forza dire quello che pensi in quel momento riguardo il mio fisico e il mio aspetto. Bisogna per forza dire sempre qualcosa, che sia una persona bella o una persona brutta, non deve per forza dire qualcosa. E però sei bella ma non hai lo smalto, perché non ti metti lo smalto? Sono abbastanza forte come persona, quindi non do spazio agli altri per affliggermi. Devo per forza accettare i tuoi commenti? Mia mamma. Io quando penso a mia mamma che mi ha fatto da mamma e da papà per tanti anni. Nella mia generazione c'erano i ruoli, no? La donna e l'uomo. Mio marito è un bonaccione, non alza mai la voce. Io sono sempre stata considerata esuberante, sempre considerata che solo perché lo dico io mio marito lo fa. E allora la frase che io odio, povero Veglio, davanti agli altri lui è un povero Veglio e io sono... La mia esuberanza e il mio spirito mi portano a dare consigli, ma nella realtà voglio condividere le responsabilità con la famiglia. Arrivi a un momento che dici, ma chissà, forse ho sbagliato qualcosa nella mia vita, forse dovevo pensare più a me che agli altri. Per me donna è sacrificio. Mamma, prima di andare in un ufficio, mi ricordo che mi ha fatto imparare a tenere in mano l'ago, perché ricordati che una donna che non sa più neanche attaccare un bottone non è una donna. Ma una donna in casa deve saper fare, deve accudire il marito, oltre a lavorare e anche accudire la casa. Sì, ci sono cose da donna e cose da uomo. Però anche una donna, se vuole, ci mette la buona volontà e lo fa. Una delle cose indispensabili che sia uomo o donna è lo studio. Una donna, se è istruita, è senz'altro superiore all'uomo. Io sono convinta, lo sono sempre stata, che il mondo è delle donne. Dei colleghi del mio ragazzo, spesso magari gli hanno chiesto per dire quando usciamo e chi paga, no, tra di noi. E lui gli ha risposto, vabbè, dipende, cioè a volte pago io, a volte paga lei, dividiamo, cioè è indifferente, no? E loro l'hanno guardato male, come per dire, ma no, ma sei pazzo, devi pagare tu, no? Perché è l'uomo che deve pagare, che deve fare il gentiluomo, la donna non deve pagare, non la devi far pagare per niente. Io penso che essendo indipendente, comunque lavoro, ho una macchina anch'io, ho la patente e tutto, possiamo fare a metà, insomma, si può dividere, posso guidare anch'io, posso scegliere dove andare, posso pagare, posso offrirgli, possiamo dividere, insomma. Per me una donna deve essere libera di scegliere, di decidere, deve essere libera per se stessa, perché si deve volere bene e affrontare le sue scelte nella vita. Mia mamma, che magari quando lei è al lavoro mi dice magari di stendere le cose oppure di svuotare la lavastoviglie, far andare la lavatrice. E quindi dice che devo farle io queste cose, lei non c'è mai, poi torna ed è stanca. E io un giorno mi sono arrabbiata e ho detto no mamma, io non faccio più niente, cioè ho anche il diritto di fare quello che voglio.
Mia mamma dice sempre che tocca a me occuparmi della casa perché sono femmina, ma anche mio fratello più grande è capace di caricare la lavastoviglie. Solo perché sono nata femmina, mia mamma si aspetta che faccia tutto io. Secondo me una donna deve essere coraggiosa perché riceviamo insulti, riceviamo di tutto e dobbiamo combattere per la nostra libertà. Nella mia vita posso dire che è stato proprio un giudizio di perfezione. Penso che sia un po' uno stereotipo abbinato alla donna, no? Che deve essere perfetta, perfetta fisicamente, perfetta anche come modo di comportarsi, dall'apparire fino anche a una perfezione nel modo di porsi, nel modo di essere, come non avere la possibilità mai di sbagliare o comunque di essere liberi di essere ciò che si è. Secondo me in ogni momento una donna è sotto giudizio, è sempre un po' troppo, è troppo alta e troppo bassa, è slim e curvy, vuole essere determinata ma che si è messa in testa, ha coraggio ma che fa? Essere donna per me è l'opportunità di far convivere questi due aspetti di me, quindi un aspetto più pragmatico, razionale e organizzativo, insieme ad un lato che invece è emotivo, sentimentale e proprio sognatore. La capacità di amare, a volte vissuta come un limite, invece è un'opportunità. Nell'amore risiede anche una grande forza, infatti io lo definisco scherzando il mio superpotere. Quando ero ragazzina mi sentivo un po' sfigata, un po' penalizzata perché non dicevo le parolacce, cioè a me le parolacce non uscivano dalla bocca. Il fatto di essere pulita nell'espressione, anche se a volte posso risultare un po' rozza nei modi eccetera, un po' mi denota, perché comunque io tuttora sono una che parolacce poche. C'è un'altra cosa che invece particolarmente gli uomini dicono nei confronti delle donne che a me urta tantissimo. Spesso e volentieri quando siamo in compagnia, così, quando ci si trova tra coppie maschi e femmine, la donna per forza ti scassa un frischetto. Ma io non mi sento così. Quando loro dicono no, perché voi donne siete le classiche che a casa rompete e se c'è un calzino per terra e se faccio così e te c'hai le patturnie e mi aggredisci. Ma per forza una donna in quanto tale deve essere una che rompe. Esistono anche le donne che invece non rompono e sorridono. La donna che intendo io deve essere gentile, dolce se può esserlo, ma in generale.